i ragazzi hanno rappresentato questo problema, sì. Voi come amministrazione state cercando di risolvere. Di risolvere questa soluzione, su cui stiamo lavorando dall'inizio della scuola, e chiaramente le soluzioni non è che possono essere tante, o se si trova un mezzo che è dedicato al trasporto di questi ragazzi, vedendo extra scuola bus, un mezzo che abbia le caratteristiche per poter far salire i ragazzi che sono sopra i 16 anni, oppure cercare di vedere se possiamo recuperare dalle linee del trasporto pubblico chilometri da poter dedicare a una linea, come dire, per farla coincidere con gli orari scolastici per i ragazzi. Stiamo valutando tutte e due, può darsi che inizieremo con una e permettere appunto poi l'altra. Abbiamo sentito che parlavate di costi, perché comunque sarebbe... Perché il trasporto pubblico, se noi riusciamo a recuperare i chilometri con il trasporto pubblico locale, è chiaro che il trasporto pubblico locale è pienamente, sono gratuite, quindi rientra nell'ambito di un budget di chilometri che è garantito. Se va messo un pullman, quindi un mezzo dedicato, è chiaro che questo mezzo non è contemplato nel contratto d'appalto, che il contratto d'appalto prevede il trasporto scolastico della scuola dell'obbligo, che viene fatto secondo me egregiamente, perché con un numero di pulmini addirittura 13, questo non ricordo se 13 o 14 pulmini, quindi i bambini salgono solo ed esclusivamente con altri bambini sui pulmini. Questo sarebbe un qualcosa in più rispetto al discorso. Quindi questo è frutto, quindi, diciamo, è frutto di una contrattazione dove noi vedremo come possiamo, come dire, facilitare, venire incontro, integrare, contribuire. Non lo so, questo va valutato con la ditta o con le ditte. Ci sono idee di tempi su quanto? Adesso ci siamo dati 10 giorni di tempo per poi rivederci. Per quale motivo un problema che è emerso a maggio è stato affrontato a settembre? Il problema non è emerso a maggio. A mia conoscenza il problema io l'ho conosciuto al momento dell'inizio della scuola. Però l'esposto è di fine anno scolastico scorso. L'esposto sì, però noi l'esposto non sapevamo chi avrebbe fatto. Allora noi non sappiamo neanche chi ha fatto l'esposto. Noi non abbiamo il problema dell'esposto. Noi il problema non è che a noi ci hanno fatto un esposto, almeno per quanto ne so. Alla ditta, io all'ufficio l'ho ricevuto. Allora c'è un esposto dell'ufficio. Il problema è un esposto su una cosa che noi stiamo valutando da parecchio, perché l'esposto diceva, mi sembra, che i ragazzi potevano salire fino a 14 anni, che è una cosa completamente diversa. Non parlava di 16. Mentre noi abbiamo detto che gli scuolabus sono omologati fino alla scuola dell'obbligo, quindi fino ai 16 anni. Su questo sono stati fatti tutti i controlli di routine. La routine. Sostituzione di seggiolini non è percorribile. La sostituzione di seggiolini, io tecnicamente non vorrei rispondere su cose che non lo posso dire. A me la ditta mi ha detto che su quei mezzi per loro è impossibile fare questa cosa. Anche perché credo che ripreveda tutta una nuova omologazione del mezzo, quindi non è che uno può cambiare i seggiolini sul pullman a suo piacimento, un pullman che è omologato. Dopodiché il pullman, i pulmini l'anno scorso sono stati fermati dalla polizia stradale per 14 anni, quindi più due o tre volte, a cui sono stati controllati, credo, tramite i nomi dei bambini, l'età dei bambini e le cinture di sicurezza, la dimensione dei seggiolini è stata misurata, quindi da questo punto di vista l'hanno trovata regolare. Non so se hanno elevato altre sanzioni di carattere amministrativo, ma sì, indipendenti da questo problema comunque. Niente, quindi da questo punto di vista chiaramente quest'anno c'è stata una puntualizzazione, una verifica maggiore sull'età dei ragazzi, e quindi è andato questo problema.